Ciao, bentornati sul nostro canale e bentornati nella nostra cucina. In un precedente video vi abbiamo parlato degli usi e delle proprietà della pera. Nel video di oggi invece vogliamo proporvi una nuova videoricetta, la zuppa di pera e cipolla. Questa ricetta è tratta dal libro di cucina di un anonimo toscano del 300 ed è un manoscritto che contiene 183 ricette della cucina medievale del 1300. La ricetta è semplicissima. Iniziamo come sempre ad elencarvi gli ingredienti, le quantità invece le troverete giù nell'info box. Ci serviranno delle pere, cipolla, zafferano, maggiorana, noce moscata, pepe nero, olio e sale. Iniziamo a sbucciare le pere su di un piano, le tagliamo a tocchetti e le mettiamo a bagno in acqua. Successivamente sbucciamo e tagliamo la cipolla e la mettiamo in una pentola. Aggiungiamo un po' d'acqua e facciamo cuocere la cipolla a fuoco medio per farla ammorbidire. Una volta che la cipolla sarà stufata, buttiamo l'acqua delle pere e le sciacquiamo. Mettiamo le pere insieme alla cipolla e aggiungiamo un abbondante bicchiere d'acqua. A questo punto uniamo l'olio, il sale e le spezie. Oltre allo zafferano, noi abbiamo scelto la noce moscata, la maggiorana e il pepe nero. Facciamo cuocere a fuoco basso per circa 40 minuti. Ed ecco il nostro piatto finito. Potete insaporire ulteriormente la zuppa aggiungendo un altro po' di spezie e servirla calda accompagnandola con crostoni di pane croccante. La ricetta originale consiglia anche una variante: si possono cuocere le pere in un poco di latte di mandorla senza olio né cipolla, aggiungendo dello zucchero e del sale. Speriamo che la ricetta della zuppa di pere e cipolle tratte dal libro di cucina di un anonimo toscano del 300 vi sia piaciuta. Fateci sapere cosa ne pensate qui su YouTube lasciando un commento al video e se provate la ricetta inviateci le foto su Instagram taggando Compagnia del Vesproen. Giù in descrizione troverete come sempre la ricetta originale e le quantità per realizzarla. Per Aspera d'Astra iscrivetevi al nostro canale, lasciate un bel like, non dimenticate di attivare la campanellina qui sotto e di seguirci su Instagram e Facebook. Ci vediamo al prossimo video, ciao!